Ciao ragazzi, buona giornata. Oggi siamo tornati, così come ha promesso da Angelo, il nostro amico di Stellammare. E intanto grazie per averci riospitato e siamo felici di tornare qua, perché sai, quando vuoi a disposizione. L'ultima volta era il periodo di muta, quindi sì, siamo venuti qua, è tutt'altro periodo e vedo i cardellini belli già pronti. Fammi capire una cosa, ma hai già fatto le coppie? Sì, ho già formato tutte le coppie qualche giorno fa e ho cominciato a dare luce artificiale. Quante ore? Ho programmato che fino a fine marzo ci avrò le 15 ore di luce. Ah, bene. Poi dopo di ciò metterò i nidi e comincerò le cose. Quindi diciamo che a marzo più o meno partiamo con la riproduzione. Ho visto anche che c'è degli esuberi, ci sono dei cardellini in più. Ci sono delle 2-3 coppie in più per riserva, perché il cardellino, come tutti sanno, è un uccello troppo delicato. Oggi lo vedi bene, domani lo trovi morto. Addirittura. È così. Ho notato una cosa importante che mi hai detto, il fatto della radio accesa. Io la radio ce l'ho accesa per un semplice motivo, per i rumori notturni, che come vedi qua è un giardino, ci sono dei gatti, poi in periodo di festività ci sono i boschi, la radio mi tranquillizza un poco. Ah, quindi non abituati al rumore, e loro non hanno grosse... Non sentono quei rumori, sai, di rumori che loro... un minimo rumore si rivede che sbattono, così li trovi un po' più tranquilli, capito? Ah, quindi è una cosa positiva. Angelo, io sono poco intenditore sulle mutazioni, però ho visto che magari ci sono coppie più verso un tipo che di un altro. Cosa stai abbondando e stai diminuendo? Allora, quest'anno, come visto, in fondo c'è un reparto, ho messo 8 coppie di opali, opali veramente di alta qualità, e qualità super di Eumo, Eumo spettacolari. Diciamo che sono quelle che vengono un po' più richieste anche, sì, oltre a piacerti naturalmente. Sono mutazioni che sono belle da vedere, sono tutti belli, però questa è una mutazione molto particolare. Angelo, ho notato che sotto le voliere c'è un... cos'è? Tutolo, cos'è? Quello è faggio, trucciolo di faggio. Ah, e come mai è preferibile utilizzare questo? Guarda, lo uso, io l'ho visto in Belgio e lo uso anch'io. Ho visto, ho copiato un po' la loro cultura, che uso sugli uccelli, l'ho messa qua in Italia. Mm. L'altra cosa positiva di Angelo è che l'umiltà è fondamentale, nel senso che
molte cose, alcune cose le ha fra virgolette copiate, perché naturalmente se tu, ecco, quello è il mio obiettivo, è appunto questo, quello di mettere a disposizione l'esperienza di molti allevatori per poter trarre benefici naturalmente per quella che è la nostra passione. Quindi Angelo è una persona umile, secondo me, che naturalmente da dove ha visto delle cose che possono essere migliorative per il proprio allevamento le ha utilizzate, copiandole, ma va bene. Se l'obiettivo è far stare bene i nostri piccoli, insomma, va benissimo così. Certo.